Le batterie al litio sono state una rivoluzione per il mondo dei camper e soprattutto per gli amanti della sosta libera, ed ogni anno si evolvono diventando sempre più compatte e performanti. Rispetto alle classiche batterie AGM, che nei prossimi anni probabilmente piano piano andranno in pensione, le batterie al litio sono più leggere, più piccole, più potenti, più longeve e più versatili. Mentre il prezzo di una batteria AGM da 100 A normalmente si trova tra i 160 e i 200 euro, per le batterie al litio per 100 A si trovano prezzi di 400-500 euro fino ad arrivare anche a oltre un migliaio di euro. Ebbene, bentornati Beautiful People su Lost on the Route. Oggi vi spiego come scegliere la batteria al litio giusta per il vostro camper. Cominciamo subito! In ordine, cosa vedremo oggi? Per prima cosa vedremo la differenza tra le batterie al litio e le batterie AGM e ovviamente i vantaggi delle batterie al litio. Come seconda cosa vi mostrerò come leggere proprio una scheda tecnica delle batterie e quali caratteristiche guardare, osservare e capire per scegliere le batterie più giuste per le vostre esigenze. Punto numero 3, vi faccio vedere una delle mie batterie preferite che è uscita da pochissimo. E 4, per ultima cosa, come sempre faremo un piccolo contest in cui regaleremo questa batteria a qualcuno di voi che possa metterla a buon uso. Detto questo, point 1, litio contro AGM. In questo video facciamo una comparazione tra una batteria AGM Electronics per camper, che tra parentesi io reputo una delle migliori batterie AGM per camper, e la compariamo con una batteria al litio Mini Power Queen, che poi dopo nel video vi spiegherò perché la reputo un'ottima batteria, perché la consiglio già da un paio d'anni sul mio blog e soprattutto perché la consiglio nelle consulenze che faccio per gli impianti elettrici dei camper fai da te. Per fare questa comparazione quello che mi serve è computer. Arrivato, andiamo su PowerPoint. Allora, eccoci qua, batteria AGM e batteria al litio. Facciamo una breve comparazione per vedere le varie caratteristiche di ciascuna e capire quando conviene una AGM, quando conviene una litio. Prima di cominciare il confronto, che lo svilupperò su 6 differenti categorie, ci tengo a precisare però che queste due batterie che sto mettendo a confronto sono ciascuna una delle migliori batterie che potete trovare nella sua categoria, quindi una delle migliori AGM, una delle migliori litio. Tenetelo a mente, ce ne sono anche di molto peggiori. Allora, cominciamo subito, categoria numero 1, andiamo con il peso. E con il peso, come potete vedere, c'è una grandissima differenza. Infatti una batteria AGM pesa intorno due batterie, stiamo parlando sempre due batterie da 100 A di potenza nominale, di capacità nominale. Come potete vedere, una AGM pesa 21 kg circa, mentre una nuova batteria al litio mini di questi nuovi modelli che sono usciti da poco pesa intorno ai 9 kg. Ok, quindi la differenza di peso è abbastanza sostanziale. Fate conto che anche mettendone due batterie mini piccole al litio siamo ancora a un peso inferiore rispetto ad una batteria sola AGM. Quindi sul peso le litio vincono a mani basse. Questo modello mini uscito da poco è ancora più leggero delle batterie litio che si utilizzavano fino adesso, che erano intorno agli 11-12 kg. Poi, seconda categoria che andiamo a vedere è la capacità usufruibile, quindi in parole povere, quanta potenza possiamo scaricare dalle nostre batterie, quanto possiamo utilizzare le nostre batterie, quanto possiamo scendere della carica che mantengono, diciamo. Allora, per le batterie AGM, normalmente si consiglia di scaricarle fino al 50% per non comprometterne la longevità, perché durino il più a lungo possibile. Poi ci sono alcune batterie AGM, come questa che ho preso in considerazione della Electronics, che sono deep cycle e possono essere svuotate anche fino all'80%, che normalmente le AGM non vengono svuotate così tanto. Piccola nota, però a continuamente svuotarle fino all'80% perdono un po' di longevità, perdono un po' di cicli. Quindi comunque, anche se sono deep cycle, anche se possono, tramite la tecnologia ciclo profondo, essere svuotate di più, si consiglia comunque di non arrivare sempre a svuotarle all'80%, perché sennò con il tempo potrebbero perdere i cicli di longevità.
Dall'altra parte abbiamo invece la batteria al litio da 100 A che sì, con la tecnologia al litio è possibile svuotare la batteria fino a un 80% senza comprometterne, diciamo, la longevità, però anche all'occorrenza con queste batterie moderne si può arrivare in casi estremi anche al 100% di scarica. Ovviamente io non consiglio di arrivarci mai perché le batterie comunque sono un qualcosa di cui se se ne prende cura durano più a lungo, però sappiate che si possono anche essere scaricate fino al 100%, una, due, tre volte, cinque, 10 volte, e non succede assolutamente niente. Ovviamente non deve essere la norma, se no a lungo andare poi si rovinano. Poi, vabbè, quindi sulla capacità usufruibile vincono le litio di nuovo a mani basse. Poi, andiamo alla prossima categoria, vediamo la longevità, che è quello che vi ho parlato un po' adesso con i cicli. A seconda di quanto si svuota una batteria, cambierà la sua longevità. Partendo dalla AGM, vediamo che la batteria Electronics, secondo il produttore, può durare 400 cicli all'80% oppure 800 cicli se svuotata al 50%. Facciamo un piccolo calcolo matematico. Mettiamo che, supponiamo un uso full time, vuol dire che una batteria del genere può durare 2-3 anni, scaricandosi ogni giorno, caricandosi ogni giorno. In generale, cioè così un calcolo a spanne. Muovendoci poi dall'altra parte alla batteria al litio, qui potete vedere che la differenza in cicli è mostruosa, mostruosa. Infatti, una batteria al litio di questo tipo moderna può arrivare a essere scaricata fino a 4.000 cicli, quindi 10 volte in più dell'AGM, fino al 100%. Quindi è una combinazione di potenza e longevità incredibile. Poi, scaricandola di meno, quindi all'80%, può arrivare a 10.000 cicli e al 60% può arrivare fino a 15.000 cicli. Quindi, facendo un calcolo, può durare una batteria anche 10-15 anni. E quindi questo sta a significare che comunque comprare una batteria al litio è un investimento per molti anni a venire. Quindi sulla longevità, anche qua vince il litio. Poi, prossima cosa è il prezzo. Allora, il prezzo di una batteria AGM da 100 Ah è intorno ai 150 euro. Si può trovare 140, 150 fino a 200, però questo è più o meno il prezzo medio. Per una batteria al litio, i prezzi partono molto bassi da 300-350, però si trovano batterie molto scarse a quei prezzi, 400-500 si possono trovare batterie buone, fino poi arrivare a batterie di marca o comunque con un buon marketing che le vendono anche a 1000 più euro, che è una cosa incredibile. E comunque, mettendole a confronto AGM e litio, su questo l'AGM vince a mani basse. Sono batterie meno performanti, però anche molto più economiche rispetto a delle batterie LiFePO4. Oltre a questo prezzo della batteria in sé, c'è anche da considerare un'altra cosa, che è il prezzo dei caricatori, perché infatti poi una batteria comunque deve essere ricaricata. Per ricaricare una batteria AGM vanno bene dei caricatori, come li descrivo io, molto generici, ok? Molto base, che non hanno una grande tecnologia super avanzata dietro, come per esempio un isolatore per la ricarica d'alternatore, che può costare 30-40 euro, un regolatore di carica PMV, quindi comunque un regolatore di carica con una tecnologia molto più semplice, un po' meno performante, però molto semplice, che può a seconda del numero di pannelli solari, del wattaggio dei pannelli solari, può costare 30, 40, 50, 60 euro, una cosa del genere. E poi ci sono proprio i caricabatterie, quelli che da colonnina trasformano l'energia a 220 in 12 volt per caricare le vostre batterie a 12 volt, che a seconda della potenza può costare dai 30 ai 60, 80 euro. Quindi comunque con una spesa di 100-200 euro si riescono, diciamo, a comprare tutti gli strumenti necessari a caricare una batteria AGM. Poi andiamo dall'altra parte e arriviamo al litio. E qui i prezzi aumentano molto. Infatti,
Per un regolatore di carica MPPT, che è la tecnologia che serve proprio per caricare le batterie al litio, per un regolatore di carica dedicato si spendono dai 200 ai 400-500 euro a seconda di quanti pannelli solari volete installare sul tetto del vostro camper. Stessa cosa per il caricatore B2B da alternatore, essendo che la batteria motore ha un voltaggio leggermente minore rispetto alla batteria al litio servizi, non si può attaccare la batteria al litio direttamente in parallelo, ma bisogna passare attraverso un caricatore, un trasformatore B2B, batteria a batteria, che trasforma il voltaggio della batteria motore e lo rende fruibile per caricare le batterie al litio. Anche questo, bella mazzatina, un 300 euro di solito vanno via. Poi ci sono i caricatori da colonnina, alla stessa maniera. La corrente entra dalla colonnina 220, deve essere trasformata per essere fruibile dalle batterie al litio e anche qui se ne vanno 200-300 euro. Poi ovviamente ci sono anche opzioni comunque più a basso costo, regolatori più a basso costo, si può arrivare magari a 150 per un regolatore, ci sono schermi più a basso costo, ci sono delle sottomarche, però comunque per un impianto al litio, come caricatori mettete in conto un 1000X, 1200 euro di caricatori. Quindi, considerando questo, ovviamente il costo di un impianto a litio aumenta ancora di più e se dobbiamo vedere il prezzo dei caricatori, il vincitore è batterie AGM, ovviamente. E questa essenzialmente era l'ultima categoria, prezzo dei caricatori. Se tiriamo tutte le somme delle AGM contro il litio, quello che abbiamo visto adesso, vediamo che il vantaggio delle AGM è che sono delle batterie molto più economiche delle litio. E io personalmente le consiglio quando avete delle esigenze molto piccole, quindi non volete magari andare gas free, non avete bisogno di una piastra induzione, non volete utilizzare un phon, o comunque magari si può anche arrivare a usare un phon con l'AGM, o comunque non avete un uso full time intensivo per cui vi serve tanta elettricità. Oppure magari volete rifare l'impianto di un camper che già era AGM, potrebbero andare bene l'AGM. Alla fine si risparmia molto e se vi interessa avere un impianto base e risparmiare, neanche considerare il litio, le AGM sono la scelta per voi. E ovviamente hanno degli svantaggi che sono batterie più pesanti, sono meno longeve, ingombrano abbastanza e proprio per queste ragioni, se le vostre necessità energetiche sono maggiori, a quel punto conviene investire in una batteria al litio. Come abbiamo visto, tra queste due, che ripeto sono tra le migliori batterie sul mercato nelle loro rispettive categorie, e la batteria al litio è sicuramente molto più leggera, pesa meno della metà di una batteria AGM, è più longeva, ma tantissimo, dal 10 al 17 volte più longeva. Sono le batterie al litio sicuramente più piccole, soprattutto sono più potenti, possono essere scaricate di più e hanno più energia concentrata in uno spazio minore. Quindi questi essenzialmente sono i vantaggi delle litio. A chi le consiglio? Le consiglio a chiunque voglia fare un uso estensivo full time del proprio veicolo e abbia delle necessità energetiche importanti, per esempio se volete mantenere una cucina a induzione. Se volete alimentare un frigo a 12 volt, che non sia un frigo minuscolo ma un po' più grande, se state pensando di installare un climatizzatore, tutti quei casi sicuramente vi servono delle batterie al litio, batterie più potenti. Se state pensando a un camper per la libera, per non attaccarvi mai a un camping e vi interessa anche investire in qualcosa che duri nel tempo, a quel punto lasciate stare l'AGM, le litio fanno al caso vostro. Quindi queste essenzialmente erano le differenze tra litio e AGM. Adesso continuiamo con la parte seconda del video. Allora, adesso che abbiamo visto un po', diciamo, i vantaggi delle litio sulle AGM, vediamo come leggere una scheda tecnica quando comprate delle batterie. Io in questo caso vi userò questo manuale di questa batteria che vedremo tra poco, però sappiate che tutte le batterie al litio che comprate hanno questa scheda tecnica. Allora, la metto qua a fianco e cominciamo. Ovviamente ci sono tanti dati quando si legge una scheda tecnica
E una cosa importante da fare è capire quali davvero sono importanti per fare una decisione mirata e quali no. Allora, cominciamo. Il primo dato che ci sicuramente è utile vedere è il voltaggio nominale, essenzialmente a quanti volt funziona una batteria. Normalmente le batterie per camper funzionano a 12 volt, le batterie per barche o per camion funzionano a 24 volt, eccetera. Consiglio personale: se state cercando di camperizzare un furgone o state riadattando un camper, probabilmente le batterie che a voi servono sono batterie a 12 volt, che il voltaggio nominale sono 12,8. Ovviamente, se state pensando di inserire un inverter più diciamo potente di 3000 watt, in quel caso forse potrei anche consigliarvi di usare batterie da 24 volt in modo da ridurre la corrente e quindi utilizzare cavi di sezione minore. Detto questo, altra cosa importante da guardare è sicuramente la capacità delle batterie, quindi essenzialmente quanta energia riescono a tenere al loro interno. Normalmente le batterie che comprate a 12 volt vengono, la capacità viene scritta in ampere ora, però sappiate che ampere ora in realtà non è proprio la capacità delle batterie, perché la vera capacità si ottiene moltiplicando questo valore, diciamo, quindi gli ampere ora, per il voltaggio della batteria. Quindi in totale, per esempio, una batteria da 100 volt a 12 ampere fa 100 per 12 uguale 1200 watt ora. E questo è molto importante perché ovviamente se voi comprate una batteria a 24 volt e una batteria a 12 volt, entrambe da 100 ampere, è importante tenere presente che la batteria da 24 volt ha una capacità doppia, quindi potrà darvi il doppio di corrente immagazzinata rispetto appunto a una da 12 volt. Molto importante. Poi, terza cosa che è utile da tenere presente è il BMS, quindi Battery Management System. Il BMS essenzialmente è un componente elettrico che fa in modo che la batteria, tutte le celle all'interno della batteria si scarichino in una maniera costante ed uguale. Il valore del BMS deve essere almeno il valore di scarica o di carica della batteria. E adesso arriviamo lì. Valore di scarica massima continua e valore di carica massima continua. Questi sono i valori più importanti quando comprate una batteria al litio, in quanto vi dicono quanta energia può entrare in un determinato momento e quanta energia può uscire da questa batteria in un determinato momento a ritmo costante. Quindi se per esempio qui abbiamo una corrente di carica di 100 ampere, vuol dire che corrente che arriva dall'alternatore, che arriva dai pannelli solari, che arriva da colonnina, che arriva dal generatore o quant'altro, può caricare questa determinata batteria fino a 100 ampere ora. La stessa cosa funziona per la scarica. E questa è una cosa che molte volte, quando trovate delle batterie il cui prezzo sembra tanto basso, probabilmente uno di questi dati è un po' ridotto, è un 50 ampere, un 30 ampere, quindi è da tenerci l'occhio, perché molte volte vi dicono batterie al litio, poi andate a vedere però la capacità di carica e scarica e sono molto lente, quindi da tenere presente. Poi un altro dato molto importante, che questo dipende molto da dove dovete metterla, è la dimensione. Le batterie al litio, come abbiamo visto, hanno delle dimensioni molto minori rispetto a delle batterie AGM. Poi però c'è anche la domanda: vale la pena mettere tre batterie da 100 ampere o una batteria da 300 ampere, per esempio? Vale la pena due batterie piccole o una grande? Diciamo che alla fine la differenza non c'è, perché alla fine la capacità comunque che avete è sempre quella. Il vantaggio di avere tre batterie piccole essenzialmente è che potete disporle un po' meglio se avete un layout magari un po' contorto, comunque avete degli spazi piccoli. E la parte negativa è ovviamente che vi servono molti più cavi per collegarle una con l'altra. Mettere una batteria grande da 300 ampere invece che tre piccole, per esempio, vi può avviare il problema di fare tanti collegamenti, tanti cavi, crimpare, comunque cavi belli grossi. È, diciamo, più comodo se ovviamente occupa il suo spazio e bisogna avere lo spazio giusto da metterla. E l'ultima cosa da guardare, che ovviamente in quasi tutte le batterie al litio è la stessa, è la temperatura a cui queste batterie possono operare. Da notare,
la cosa che salta all'occhio è che le batterie al litio non possono essere caricate ad una batteria, scusate, a una temperatura superiore agli 0 gradi. Quindi nel caso voi state pensando di mettere delle batterie al litio per andare in posti freddi o comunque per lasciare il camper al freddo per vari mesi con temperature che vanno sotto lo zero, magari vi può convenire installare delle batterie che sono autoriscaldanti, quindi che usano un po' della loro energia per surriscaldarsi, per rimanere a una temperatura superiore allo zero in modo che possano continuare a caricare. Detto questo, questi sono essenzialmente tutti i dati che secondo me ha senso valutare quando comprate una batteria. Oltre a questo ci sono le protezioni. Ed eccole qua, le protezioni di una batteria. E la batteria che stiamo vedendo ha essenzialmente quattro protezioni, che sono quelle che normalmente si possono trovare in tutti i tipi di batterie. Sono le protezioni per il sovraccarico, quindi essenzialmente quando una batteria è già piena e magari c'è qualche caricabatterie, qualche impianto di ricarica che vuole provare a continuare a caricare la batteria in sé dovrebbe avere una protezione che la spegne, quindi essenzialmente blocca l'entrata e evita che si sovraccarichi troppo, ok? Quindi questo è molto importante, ovviamente, perché una batteria che viene sovraccaricata può addirittura esplodere. Poi, dalla seconda parte, c'è la protezione per sovracorrente. Sovracorrente cos'è? Essenzialmente che sta arrivando dai cavi una corrente più grande di quella che la scheda tecnica della batteria dice che questa batteria può sopportare. Se sta arrivando una corrente anomala, grande per qualunque ragione, e la protezione del sovraccorrente essenzialmente anche qui spegne la batteria e non fa arrivare questa grande scarica alla batteria, e proteggendola. Anche qui si può creare un principio di incendio. Poi, punto numero 3, c'è il sovrascarico. Cosa succede? Che se la batteria viene scaricata troppo, che molto spesso succede anche inavvertitamente, magari lasciando acceso qualcosa per sbaglio, e rischia di rovinarsi. Ci sono batterie che possono sopportare meglio la sovrascarica, altre meno, però in generale è una cosa che non si consiglia mai di fare. Le batterie più avanzate hanno una protezione anche di sovrascarico che praticamente nota quando il voltaggio della batteria sta scendendo sotto il livello critico e spegne la scarica, quindi non scarica più e si conserva a quel voltaggio minimo. 4. L'ultima parte è la protezione per cortocircuito. Cortocircuito essenzialmente è un... diciamo che c'è un circuito della batteria per cui non si incontra una resistenza, non c'è qualcosa che va alimentato e la corrente dal polo positivo torna al polo negativo e comincia a crescere molto. Anche questo è un rischio di un principio di incendio e anche qui c'è una protezione per cortocircuito che quando la batteria detecta qualcosa di anomalo che non sta funzionando, una scarica molto grande, si spegne immediatamente. Tutte queste, diciamo, queste protezioni normalmente nelle batterie sono prese in carico dal BMS, quindi il Battery Management System, che essenzialmente è un componente elettrico che si occupa di monitorare la carica della batteria, che tutte le celle all'interno della batteria si caricano e si scarichino ugualmente, e appunto che non ci siano varie anomalie nei circuiti di carica e di scarica. Quindi, essenzialmente, queste sono le quattro protezioni che quando comprate una batteria è molto importante verificare che ci siano per evitare problemi e incendi. Ed eccoci alla terza parte del nostro video. Adesso vi mostriamo questa batteria e vi spieghiamo perché ci piace così tanto. Allora, questa batteria ci è stata mandata da Power Queen. Power Queen, due parole brevemente sul brand, è un'azienda cinese con oltre 10 anni di attività nel settore delle batterie al litio, quindi praticamente da quando sono nate le batterie al litio opera in questo settore, e che ha attualmente sede non solo in Cina ma anche in Germania e in America. Questa batteria
l'ho richiesta io questa volta, non ce l'hanno inviata di loro spontanea volontà, ma l'ho richiesta perché essenzialmente ci tenevo a farvela vedere, perché secondo me è veramente piccola e potente. Quindi vediamone insieme le caratteristiche. Primo pro di questa batteria, che a me mi sembra una cosa incredibile, può durare 4000 cicli al 100%, quindi se si svuota al 100% può ricaricarsi per 4000 volte. Poi, svuotandola all'80%, può durare 10000 cicli, e svuotandola solamente al 60%, che comunque secondo me è uno scenario anche normale, o comunque per noi normalmente non andiamo mai sotto il, non ci avviciniamo mai neanche al 20% di carica rimanente, può durare fino a 15000 cicli. Che se facciamo un calcolo vuol dire che può durare molto più di 10 anni, 10, 15, 20 anni, una batteria. E per me questa è già una cosa incredibile. Secondo pro è che la corrente di carica e di scarica continua è 100 Ah. Che cosa significa? Significa che essenzialmente si carica abbastanza velocemente, scarica abbastanza velocemente per ricaricarsi con pannelli solari, con alternatore, con colonnina, con generatore, tutto insieme, e per scaricare alimentando le varie utenze che normalmente si trovano in un qualunque camper, che possono essere i circuiti a 12 volt piuttosto che un piccolo inverter per un phone, un bollitore, o mettendo più di una batteria insieme, quindi arrivando a 200, 300, 400 ampere, alimentare anche cose più grandi come può essere un clima o come può essere un piano induzione. Detto questo, punto numero 3: è dannatamente piccola. Cioè, guardate, prima cosa, pesa poco, perché alla fine pesa poco meno di 9 kg, quindi più o meno pesa come due bebè o come 27 birre piccole, cioè, quindi pochissimo. E rispetto a una batteria a litio come quelle che si vendevano fino adesso, fino a quest'anno diciamo, che pesavano 11-12 kg, c'è un risparmio di un 30% di peso, 20-30%, che comunque se lo moltiplicate per 2, 3 o 4 batterie che volete inserire è un risparmio di peso importante. Non serve neanche compararle con le AGM che fanno risparmiare 20-30 kg. E queste sono le dimensioni. Qui abbiamo un drone, qui abbiamo un trolley piccolo di quelli che si usano con Ryanair, per farsi l'idea, e questa è la dimensione. Se poi non si capiscono bene le proporzioni qua, perché ho preso due oggetti a caso, c'è anche una birretta piccola per farvi vedere quanto occupa. Veramente è molto piccolina. E quarto punto, quello che tra l'altro personalmente credo renda tutta questa batteria più interessante, è il prezzo. Perché, attenzione, batteria da 12 volt, 100 ampere ora, con una buona corrente di carica, con una buona corrente di scarica, con una longevità di 15000 cicli, leggera, compatta, 9 kg di peso, quanto costa? Rullo di tamburi! 419 euro. 419 euro, cioè, con tutto quello che vi ho detto prima, in più ci aggiungete 5 anni di garanzia, che è una garanzia nella media che va benissimo, a me sembra una batteria veramente interessante da considerare. Perché se vedete i prezzi in giro, arrivano veramente anche 600, 700, 800, 1000 euro per una batteria da 100 ampere, sinceramente non ne vale la pena. Poi, ovviamente, c'è anche qualche contro. C'è qualche contro, qualcosa che a questa batteria manca. Uno schermino. Ne hanno alcune versioni con lo schermino, questa in particolare non ce l'ha. Uno schermino può essere sempre utile per vedere lo stato di carica, sempre che non avete uno shunt o uno smart shunt. Questa necessita di un monitor esterno. Poi un'altra cosa che potrebbe avere, che questa non ha, è essere autoriscaldante. Ce ne sono alcune batterie al litio con versione autoriscaldante, anche la Power Queen ne fa alcune di queste che costano un 50 euro in più, una cosa del genere. E non ha Bluetooth integrato, diciamo. Terza cosa, non ha nessun Bluetooth, anche questo necessita semplicemente dello shunt, smart shunt esterno. Diciamo che, bilanciando pro e contro, secondo me comunque è una batteria che veramente ne vale tanto la pena, soprattutto per i soldi che costa, perché è leggera, piccolina, potente, tiene tantissima carica e costa davvero poco, considerando la longevità e considerando la garanzia che danno.
Ed eccoci qua all'ultima parte del video. Come sempre, l'ultima parte è il contest, quindi in questa sezione essenzialmente vi chiedo di iscrivervi chi vuole entrare nel sorteggio e tra qualche settimana, diciamo probabilmente tra un 15-20 giorni, trovate la data esattamente qui sotto, estraiamo questa batteria e al fortunato vincitore gliela inviamo, essenzialmente questo. E perché tra 15-20 giorni? Perché, come avete visto, in questo video non l'abbiamo ancora utilizzata e ci piacerebbe utilizzarla in minima parte per fare un video che ci avete chiesto tanto sui fusibili. Quindi registreremo questo piccolo video nelle prossime settimane utilizzando questa batteria e poi la inviamo al vincitore del contest. Per iscrivervi al contest è semplicissimo, come sempre basta lasciare un commento qui sotto con essenzialmente tre cose. Prima cosa, il modello, il nome del vostro furgone, del vostro camper, del vostro veicolo. Come seconda cosa, un hashtag che mi invento a caso di volta in volta. Questa volta sarà hashtag Power Queen Bomba. E come terza cosa, questa volta abbiamo avuto una volta le barzellette, una volta dove venite, magari mi piacerebbe se ci lasciate nei commenti che argomenti vorreste trattati in questo canale. Quindi se mi lasciate qualche idea su che argomento vorreste i prossimi video, noi proveremo a fare quello che possiamo. Però mi piacerebbe avere anche questo riscontro da parte vostra. Quindi se volete entrare nel contest, semplicemente lasciate il commento. Questo per il momento era tutto il video di oggi. Spero che abbiate trovato delle informazioni che vi siano utili. Spero che vi abbia anche un po' divertito. Noi vi auguriamo buona strada e ci vediamo al prossimo video. Ciao!